fatto un buco nel muro. No, non ho fatto un buco nel muro. Speriamo che non si vede che sono devastato perché stanotte ho fatto backup, ripristini, Mac, cose, un sacco di casini e alla fine ho dormito tipo 4 ore. Ma comunque, ragazzi, ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Benvenuti in questo nuovo appuntamento della serie unboxing con la nuova location, ragazzi. Sono messo a fuoco, sì, sono messo a fuoco, ragazzi. Oggi c'è un pacco, un bellissimo pacco, il primo acquisto del Black Friday che ho fatto, ma lo scopriremo fra poco. Intanto vi dico che, vi ricordo ovviamente come ogni video, che da lunedì inizia una nuova serie su questo canale, una nuova serie chiamata... Come chiama? Perché guardavo lì? Non lo so. Chiamata Apple Breakfast. In questa serie, ovviamente, ci saranno tantissime cose inerenti, ovviamente, al mondo Apple. Faremo un riassunto totale di tutte le novità della settimana, ma soprattutto, ragazzi, risponderò a tutte le vostre domande. Quindi vi chiedo di lasciare qui sotto nei commenti una domanda, ovviamente, inerente al mondo Apple, o magari no, sulla mia vita privata, alla quale risponderò proprio in quel video lunedì. Quindi, ragazzi, sbizzarritevi perché risponderò, selezionando ovviamente dei commenti specifici, a tutte le vostre domande. Ah, dimenticavo, nel frattempo, durante l'Apple Breakfast, aprirò dei pacchi unboxing miei personali, quindi non di prodotti tecnologici, ma quello che mi arriva per casa, va. Ma comunque, iniziamo subito ad aprire questo pacco che ce lo manda direttamente Amazon. Amazon in collaborazione con... non ve lo posso dire, se no... vi spoilerò praticamente cosa c'è qui dentro. Per chi mi segue su Instagram, infatti vi ricordo di seguirmi Mirko_Zane, ho già spoilerato cos'è questo pacco. Già si è intravisto? Non lo so, ragazzi, io lo faccio uscire, eccole qui, ma intanto... ok, l'unico problema adesso è che rischio di beccare la libreria dietro e ci sono un botto di cose. Comunque, ragazzi, Beats e P che ho comprato su Amazon in sconto, ragazzi. In sconto a soli 40 euro, 39 euro invece di 99 euro. Io avevo pensato, le compro, ok, le compro, perfetto, ma poi le rivendo ad un prezzo maggiorato, anche perché gli sconti servono anche a questo, cioè tu compri qualcosa e poi te la rivendi. Però ho detto, non lo so, però sono sempre Beats, sì, le ho avute blu, le ho rivendute, non le uso, però non lo so, ragazzi, ancora ci devo pensare. Ma quindi, ragazzi, procediamo all'unboxing, perché non è un unboxing se ovviamente non apriamo anche le plastichine. Vi ricordo che Beats adesso è stata acquistata da Apple ormai da un paio d'anni e quindi tutti questi prodotti sono effettivamente anch'essi marchiati Apple, ragazzi. Allora, mi sa che si apre così, metto un po' più lontano. Olle. Oh, non ti muovere tu. Anzi, aspetta, facciamo così, levo la chiave. Metto questo qui di lato perché così non lo perdiamo. E mi sa che si apre così a cofanetto. Vediamo. Olle. Eh sì, questo lo poggio qui. Anzi, no, perché sennò mi mette a fuoco la scatola. Dopodiché, ragazzi, dopodiché facciamo così. Olle. Butto anche questo e qui ci sono le cuffie. Prima di andare a vedere le cuffie andiamo a vedere manualetti di istruzioni. Vabbè, non ce ne frega assolutamente niente. Cose palesemente inutili che a noi non interessano. Poso la scatola e andiamo subito a vedere, ragazzi, questa fantastica creazione di Beats. Non sono nuove, già esistono da 2 anni più o meno. Però, ragazzi, 39 euro, cioè 39 euro pur essendo in versione rossa, che comunque è molto bella e poi si intona al Natale che sta arrivando, direi che ci sta. Fa anche un buon odore la custodia in similpelle, anzi ve la faccio vedere in similpelle. La custodia, sì, similpelle. E andiamo a vedere, andiamo ad analizzare le Beats, ragazzi. Allora, le Beats, queste Beats, se magari mi mettesse a fuoco, sì, ok, mi mette a fuoco le mani. Le Beats sono completamente rosse, due loghi Beats sulla parte delle cuffie e poi abbiamo la scritta Beats proprio qui. Ragazzi, sono fantastiche. Una cosa che mi piace molto di queste cuffie è il cavo. Il cavo è tipo anti-ingarbugliamento, una cosa del genere, ed essendo piatto, appunto, non può ingarbugliarsi. L'unica pecca ha il jack delle cuffie, cioè unica pecca, anzi un vantaggio, perché effettivamente si può utilizzare così praticamente dappertutto. Invece con il Lightning si sarebbero potute utilizzare solamente con dispositivi Apple. Invece questo lo puoi usare anche con Mac, eccetera, eccetera. Io, boh, allora, devo dire che sono piccole. Cioè, ve le faccio vedere. Sono piccole, nel senso,
Non sono le classiche Beats gigantesche, anche perché, ragazzi, cioè, di listino a nuove costano 99 euro. Io le ho prese 39 euro, beh, ma comunque un centinaio di euro. Ci sono Beats da 400-500 euro che ovviamente ti coprono tutte le orecchie, ma questo è maledettamente il modello base, che comunque, ragazzi, fa il suo sporco lavoro, perché si sentono veramente benissimo. Comunque, ragazzi, vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio il link per acquistare queste cuffie in sconto. Ovviamente non a 39 euro, era un'esclusiva appunto del Black Friday, ma a molto meno di 100 euro. Quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione, così potrete acquistare questo prodotto. E con le Beats indosso, ragazzi, vi dico come al solito che vi ringrazio per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net, e ce la farò. Ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.